Io rappresento il Forum Diseguaglianze e Diversità, che è un'alleanza tra organizzazioni di cittadinanza attiva, sia di rilievo nazionale che di rilievo più locale, ma che fanno dei lavori che hanno, diciamo, per il tipo di contributo che offrono, un rilievo anche nazionale, sia il mondo della ricerca, non solo universitaria. Che due mondi che rappresentano due modalità di approfondire e contribuire alla costruzione di conoscenza collettiva da punti di vista e sensibilità diverse, due mondi che si sono messi assieme per lavorare sul tema delle diseguaglianze, delle cause che ne sono alla base, dei motivi che ne determinano la persistenza nel tempo e delle soluzioni che possono assicurare il superamento, di questo stato di cose che vede oggi le diseguaglianze non solo persistere nel tempo, ma anche, aggravarsi ripetutamente. Perché scegliere la finanza etica? Perché, come abbiamo visto nella giornata di oggi, la finanza dovrebbe essere lo strumento attraverso il quale si attuano degli obiettivi di policy che vengono definiti ai livelli opportuni. Ha smarrito la finanza, nel processo che è stato egregiamente descritto, ha smarrito questa sua natura di strumento ed è diventato un elemento determinante l'evolversi della situazione. A fronte di questa situazione, la finanza etica rappresenta l'eccezione, ovvero essere ancora e soprattutto uno strumento che lavora nella direzione verso la quale, come dire, siamo tutti mobilitati noi che siamo qui, ovvero il superamento delle diseguaglianze. E quindi scegliere la finanza etica significa dare potere e forza a questo strumento.